I New York Knickerbockers, meglio noti come New York Knicks, sono una delle squadre storiche della lega di basket più famosa al mondo. Nati nel 1946, sono la squadra più vecchia dell'NBA insieme ai Boston Celtics e hanno addirittura segnato il primo canestro in quella che si considera la prima partita NBA di sempre, giocata fuori casa contro i Toronto Huskies nel Maple Leaf Garden in Canada. Fanno parte della Eastern Conference e dell'Atlantic Division con i Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Il nome della squadra deriva da Dietrich Knickerbocker, un personaggio di origini olandesi, protagonista di un celebre libro dell'Ottocento sulla storia di New York City. Da allora, il termine Knickerbocker si usa anche in riferimento agli abitanti di Manhattan, uno dei cinque quartieri di New York insieme al Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island. Il logo è uno tra i più semplici fra tutti i marchi delle squadre NBA, con un pallone da basket e i colori della società blu, arancio e argento. La casa dei Knicks è il palazzetto di sport più famoso al mondo, il Madison Square Garden, chiamato comunemente The Garden e situato nel cuore di Manhattan. Oltre al basket, The Garden ospita regolarmente l'hockey su ghiaccio, il wrestling e la box, e al suo interno si sono vissuti alcuni degli eventi più toccanti della storia moderna degli Stati Uniti, come il concerto per New York City un mese dopo gli attacchi dell'11 settembre, o l'ultima apparizione in concerto di John Lennon durante un'esibizione di Elton John prima del suo assassinio a Central Park nell'80. Tra i giocatori rappresentativi del passato ricordiamo Walter Clyde Frazier, che ha guidato i Knicks agli unici due titoli della loro storia, nel 70 e 73, il top scorer Patrick Ewing, grande centro degli anni 90 che ha portato la squadra fino alla finale del 94, poi persa in 7 gare contro gli Houston Rockets di Hakeem Olajuwon, e più recentemente Carmelo Anthony, uno dei giocatori con maggior talento offensivo degli ultimi 15 anni. Una menzione speciale va al tifoso più famoso d'America, il regista Spike Lee, i cui battibecchi a bordo campo con celebri avversari quali Michael Jordan, Kobe Bryant e Reggie Miller sono certamente degni del suo grande cinema. Go Knicks!